Con Simone Dell'Agnello, ormai diventato un po' il bomber di questo cuneo. Allora, Simone, in settimana hai ricevuto un premio dai fedelissimi perché avevi segnato la prima rete stagionale biancorossa. Oggi hai di nuovo colpito alla prima e diciamo pure unica occasione della partita della squadra. Diciamo, come ti è sembrata la partita? Nel senso che diciamo, la linea che un po' tutti hanno nell'interpretazione della gara è stata che il Prato forse, diciamo, forse non avrebbe meritato, ma ha costruito molto di più. Voi alla fine portate a casa un punto, mettiamola così, di mestiere che è importante. Sì, abbiamo fatto fatica soprattutto il primo tempo perché loro sono stati bravi a farci girare e noi meno bravi nell'andarli a prendere. Sono stato bravo a colpire in quell'unica occasione che abbiamo avuto e dopo ci siamo abbassati un po' troppo col baricentro, dovevamo secondo me alzarci di più, avere più coraggio di affrontare questo Prato che secondo me è una squadra giovane ma una buona squadra. E alla fine portiamo a casa un punto importante perché per come è andata la partita è un punto guadagnato. Ti chiedo un'ultima cosa, una partita per te anche un po' particolare contro il Prato e soprattutto una partita che ti ha visto esultare in un modo un po' particolare, se puoi raccontarcelo. Sì, avevo fatto fare da Paolo Magazziniere una maglia che ha scritto Livorno nel cuore. Oggi è stata una giornata per me particolare e toccante perché dalle mie parti è successo, insomma, è successo un dramma che nella notte ha colpito tutta la città e sono molto vicino alle persone colpite, ci sono stati anche dei decessi, quindi sono molto dispiaciuto e questo gol va a loro perché io comunque la mia vita l'ho passata a Livorno, è la mia città e questa dedica va per loro. Grazie.